Mi chiamo Asli Addas, sono nata a Milano, ma ho origini eritree, etiope e italiane. Gogol Ostello nasce quando un po' la mia azienda è entrata in crisi. L'idea di mettermi in una nuova società dove mi sarei sentita un pesce fuor d'acqua, abituata appunto a lavorare in un certo modo. Senza dubbio mi sarei adattata, ma sicuramente non mi sarebbe piaciuto. Quindi la cosa che mi è venuta in mente più spontaneamente è stata quella di mettermi in proprio, perché sapevo che il lavoro l'avrei gestito io. È un po' tutto poi il Gogol Ostello, un laboratorio di idee, infatti non è solo ostello, quindi non si viene solo a dormire, ma anche a capire cosa c'è in città, un po' come il nome, perché Gogol è ovviamente un riferimento letterario a Nicolai Gogol, però è principalmente un riferimento ai Gogol Bordello, che anche loro sono una formazione composta da cantante ucraino, un bassista etiope, e poi fanno un tipo di musica trasversale, quasi volessero un po' abbracciare tutti i generi. Innanzitutto c'è l'effetto sorpresa, non è un normale ostello. Capiscono che siamo nuovi, quindi vedono tutti e dicono: ah, ma sai, è bello, è pulito così. Sono anche carini perché ci danno anche dei consigli, lo so che siete appena partiti, magari io farei questo così. E noi accettiamo tutti i consigli di questo genere perché non siamo ostellanti da generazione, ma stiamo partendo solo adesso. Insomma, i riscontri sono positivi. Sappiamo che ci sono dei margini di miglioramento ed è quello che faremo di sicuro. Ho trovato una via che era quella del microcredito, mentre avevo ancora difficoltà nel trovare l'immobile giusto, perché appunto uno non si trovava con le caratteristiche giuste e due, ho avuto la seconda difficoltà per quanto riguarda l'immobile, è stato trattare con i proprietari degli stabili perché non lo concedono in affitto facilmente, soprattutto a chi non ha esperienza e poi a chi ha intenzione di modificare l'intero immobile. Combinare queste cose nel tempo è stato davvero complicato, però insomma sono abbastanza, ho la testa dura e finché non trovo la soluzione non mi fermo e poi dopo si è magicamente tutto incastrato. Quindi prima il microcredito, poi il secondo finanziamento, l'aiuto fondamentale di mia mamma che anche lei si è licenziata e mi ha aiutato sia a livello di tempo che di energie. E l'aver trovato una società immobiliare che ha sposato la mia idea. C'è stata una componente magica perché poi pian piano tutta la palazzina si è liberata. È stata proprio una cosa graduale che alla fine ha composto un mosaico che ha preso poi una forma armoniosa e questo è il Gogol Ostello.